Ah, birbante! Voi mi abbindolate per paura che mi prenda gioco di voi. Sono donna da incatenarvi di nuovo, da farvi dimenticare la vostra presidentessa. Per evitare questo pericolo, ecco le mie condizioni. Appena avrete posseduto la vostra bella devota e me ne potrete fornire la prova, venite, sarò vostra. Ma non ignorate che nelle faccende importanti si accettano solo prove scritte. Con questo accorgimento da una parte, io diventerò una ricompensa invece di essere una consolazione. E questa idea mi piace di più dell'altra. Il vostro successo sarà più piccante, divenendo esso stesso un mezzo di infedeltà. Venite dunque, venite al più presto a portarmi il pegno del vostro trionfo, simile ai nostri prodi cavalieri che deponevano ai piedi della loro dama i frutti splendenti della loro vittoria. Seriamente, sono curiosa di sapere quello che può scrivere una bigotta in un momento simile e quali veli mette sui suoi discorsi dopo che non ne ha più lasciati sulla sua persona. Sta a voi decidere se il mio prezzo è troppo alto, ma vi avverto che non accetto di trattare. Fin lì, mio caro Visconte, voi concederete che io resti fedele al mio cavaliere e che mi diverta a renderlo felice, malgrado il piccolo dolore che ciò vi causa. Ma torniamo alla piccola Volange, la promessa sposa di Gercourt. Quella bambina è un vero incanto. Vedo il suo piccolo cuore svilupparsi ed è uno spettacolo che rapisce. Ama già con furore il suo danseny, ma non sa ancora niente. Anche lui, benché molto innamorato, ha ancora la timidezza della sua età e non osa dirglielo. Tutti e due mi adorano, soprattutto la piccola ha un gran desiderio di rivelarmi il suo segreto. Danseny mi ha parlato un po' più chiaramente, ma quanto a lui ho deciso, non voglio dargli ascolto. Quanto alla piccola, sono spesso tentata di farne la mia allieva. Credo che impiegherò bene questo periodo e che potremo consegnare a Gercourt una donna completamente formata al posto della sua innocente collegiale. Che razza dunque di insolente presunzione da parte di quest'uomo che osa dormire tranquillo mentre una donna che ha un contenzioso con lui non si è ancora vendicata? Ecco, se la piccola fosse qui in questo momento, non so cosa non le direi. Addio, Visconte, buona serata e buon successo, ma per Dio, avanzate dunque. Pensate che se non avrete quella donna, le altre arrossiranno di aver avuto voi. La vostra amica, Marchesa de Merteuil.